Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì, benvenuti. Comincia una nuova settimana in questo fresco, freschissimo dicembre che ci accompagna verso Natale e io ve la voglio allietare con una bella best of three di BDSP Competitive con il team che mi sono portato ieri, ok, all'exhibition Team Aqua vs Spoons e che onestamente sento in cuor mio abbia raccolto meno di quanto meritasse per idea e concezione. Ve lo spiego un attimino velocemente. Ho voluto puntare le fish su Butterfree, no? Un Pokémon che stessa velocità di Breloom, con Compoundize spara uno Sleep Powder al 97% di accuracy, quasi come una spora, proprio come Breloom, ma che a differenza di Breloom ha anche una possibilità di poter fare redirect con Rage Powder e Tailwind, proprio quindi moderando anche la speed control, che in compagnia con un fake outer non fake outtabile, non intimidabile come Kanga, che dopo un fake out può anche sparare un Last Resort da 140, che con la sciarpa seta diventa da 168, potesse darmi tanta pressione sull'avversario a colpi appunto di fake out, Last Resort, Rage Powder, Sleep Powder, Tailwind, per poi, in maniera molto heavy offensive, entrare con o Scizor Choice Band o Gyarados Lumberry per coprire le debolezze magari di Scizor Mamo, dagli Iatran agli Scizor stessi e danzare, quindi acuire ancora di più questo momento, a poi appunto Raikou Spex o Mamo Scarf per friggere, grazie a due levitanti, uno proprio magari Butterfree e l'altro Gyarados, i vari Raikou avversari che non sono fake outtabili da Kanga e che quindi potrebbero con una priority più Volt Switch su Butterfree andarmi a tritare subito la farfallina. Insomma, contro Carrie non è andata bene, ho perso 2-0, un po' di sfortuna, ma insomma non si può dire onestamente di essere stati proprio a 360 gradi axati. Certo, se quel Gyarados non avesse retto a un PS, magari ci saremmo goduti, matematicamente sicuramente, un Game 3, però è andata così. Ecco perché io ve lo voglio portare in questa Best of 3 contro Maurone, che ci sorprenderà, sono sicuro, con qualche team strambo, e voglio farvelo vedere in azione. Prima di cominciare, mi perdonerete questa lunga intro, ma insomma qui c'è veramente tanto da dire, da spiegare, ma sono sicuro che sarete interessato, vi voglio dire due cose, cari ragazzi, anzi tre, ma una è già di per sé la sapete, quella di iscrivervi e di lasciare un mi piace a questo video, a questo canale, che ci mancano veramente pochi, 120 iscritti a fare 59k, sono sicuro che potrete già farlo in questo video. Il secondo è che sono aperte le iscrizioni ufficialmente per il Rise of Sinnoh, un circuito che potrete esplorare e scoprire sul sito www.risecircuit, laddove troverete regolamento, modalità di iscrizione, 8 tornei stile Rise of Galar che abbiamo fatto fra maggio, giugno e luglio, che vi danno la possibilità per i vincitori dei singoli 8 tornei di qualificarvi a una top 8 che poi noi casteremo qui nello studio di Cologno Livornese in compagnia di Pietro Xella, rendendovi voi i protagonisti nuovamente di una nostra attività a tema BDSP per allungare questo post game di Brilliant Diamond Shining Pearl e divertirvi e divertirci con questo bel competitivo in attesa appunto che ritorni a volare il competitivo ufficiale su Sword and Shield, che magari da gennaio con Pokémon Home vedrà proprio tanto i protagonisti di questa series vedere entrare dalla finestra per poi rimanerci a lungo. E altra cosa vi voglio dire, insomma ormai lo sapete, Level Up è un nostro super partner del canale. Oggi alle ore 18, a partire dalle ore 18, da quando noi peraltro saremo in live su Twitch, avremo una nuova release di un nuovo gusto, la Polar Edition, con un bel 30% di sconto da usufruire ovviamente con il codice sconto Pardini. Quindi se oggi alle ore 18 non solo volete venire su Twitch per godervi una bella live di competitivo, ma anche per vedere la faccia che farò quando assaggerò in diretta con voi questo gusto, beh, io vi aspetto. Detto questo, ho parlato veramente tanto, una delle intro veramente da Pardini dei primi tempi, da 4 minuti. Sigla, lasciate un mi piace e partiamo con questa Best of 3 contro El Mauron nazionale, che ha promesso anche dei nick veramente incredibili sui suoi Pokémon. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Allora, Milotic, Zangus, Tyranitar, Itran, Rotom, Mov e Cresselia. Proviamo un po' a vedere se i nostri piani di heavy offensiveness funzionano. Allora, Scizor mi sembra un elemento abbastanza fondamentale della nostra
manovra così come WhatsApp web mutato. Allora io gli direi di Kanga. Ok, ha tutti i lenti lui, a meno che non abbia una scarpa a casissimo. Kanga Scizor può essere buona. A meno che non lì di Cress Iatran o Cress Rotom. Anche Butterfree, per l'amor del cielo, però mi puzza Cress di Loom. Diciamo il primo game me lo gioco così. Il primo game me lo gioco così. Mi farebbe particolarmente piacere farvi scoprire, insomma, il potenziale offensivo di Butterfree. Infatti lui va di Tyranitar proprio perché mi vuole spaccare la Sash. Vabbè. Ok. E qui tiriamo con di chi è la colpa? Di Bill Gates. Ecco, Maurone fa sempre delle lore. Ragazzi, un applauso a Maurone. Un applauso nei commenti a Maurone per la lore Mario Giordanesca del team. Allora, Maurone, ragazzi. Se non ci fosse andrebbe inventato Maurone. Vediamo che non coili prima. Ecco. Vabbè, non è comunque un problema, nel senso che abbiamo la possibilità di entrare con Raikou. Qui comunque un quarantello lo prende, a seconda dello spread. Sì, dello spread. Chiediamo alla Merkel. Della spread di Milotic. Qui fortuna che abbiamo portato il mister. Qui se tanto mi dà tanto, lui peraltro ha di sicuro la Wakan. Ma di sicuro. Ecco perché io vado di Fulmine, non di Volswitch, perché già secondo me Fulmine e Wakan adesso non basta. Sì, sì. Ah, invece no. Giù Milotic. Buono. Oh, morto Milotic per noi cosa vuol dire? Possiamo entrare di Gyarados. Non è male. Però siamo, tra virgolette, bloccati con Raikou e abbiamo un altro choice item in campo, Scizor. Come detto nella intro, l'idea di questo team è quella. In alcuni casi, qui non mi sembrava... dei vaccini! Non mi sembrava percorribile. Oddio, cazzo, però... Scizor lì, cioè, buttare Gyarados ora non mi sembra proprio il top, vi dico la verità. Per quanto secondo me Bill Gates di Bullet Punch muore, mo fulmine Gyarados. Stavo dicendo, insomma, l'idea di gioco, l'impianto di gioco è quella. Quando possibile, di fare Kanga Butterfree, poi scegliere le pick giuste di Avi Offensiveness dietro. Qua, a partire di Butterfree, non ci stava, e no problem. Insomma, è comunque un team malleabile. Kanga Scizor, Kanga Raikou, Kanga più altre robe. Morone non ha messo la Protect a nessuno in questo team. Ok. Onesto. Ci sta. È una scelta lecita. È una scelta che appare lecita. Io sono quasi convinto di Bullet Punch. Ciccio Barzotto lì viene giù. Qui devo proteggere.
di ripulire giù il Raikou. Deve proteggere Gatran, eh? Nah. Stavo per predictando a cattivo. Prendiamo una para, ma tanto è Lumberri, perché i Dragon Dance sono tutti Lumberri. Io, se prendo un effetto aggiuntivo, state tranquilli che c'è comunque uno strumento pronto a pulire tale effetto. E qui Morone fa una roba giusta se non ci killa Raikou. Qui speriamo che onda calda più sand su Raikou, allora tirino giù il cagnaccio, così io entro di Scizor. Buono. Il resto lo farà la sand. Vabbè. E si entra di Zorro. E si fa cascata. E dentro Kanga. Qui devo sperare che protegga Titer. Ha fatto tante read particolarmente heavy offensive. Mi conosce ovviamente il ragazzo. Una 0 per lui. Non ha mai protetto. Mai. Uno stile di gioco che chiaramente è figlio del fatto che ci conosciamo. Mi conosce, quindi sa che magari vado a cercare la predict. Vedete ragazzi, quando vi dicono andare ai tornei con un canale aperto, questa Best of 3 insomma ne è dimostrazione. A maggior ragione con Maurone, insomma, del nostro canale, è membro assolutamente insostituibile. Non penso riuscire a trovare un altro moderatore in grado di scrivere in caps lock in chat. Va bene. Abbiamo comunque degli elementi. Milotic non ha la Wakan, non ha mai protetto nessuno. Considerate che io sono CB e lui l'ha capito da U-turn e Tyranitar viene giudici da Bullet Punch e Bonac perché non ha neanche la Babiri. Beh, subito una bella montagna da scalare. Subito una bella montagna da scalare per noi. Si gode. Ora si cambia. Noi ora si cambia. Impianto di gioco. Sono indeciso fra Kanga e Scizor, vi dico la verità. Scizor è un elemento abbastanza imprescindibile. Amaro in bocca per questo Game 1 dove ha fatto delle read indubbiamente giuste nello specifico, ma molto molto greedy. Molto greedy. Allora, ora facciamo il nostro gioco. Ci prendiamo anche una frana. Mettiamo sotto carico il controller dopo. Però Alum ce l'ha Titer, io non penso che abbia mai il cesto. Quindi Drago Danza. Per noi non è un problema. Io posso, lui dietro poi aveva portato Yitran, io posso sia andare di Etere Lama, perché prima con Gaius eravamo più veloci,
Quindi secondo me siamo più veloci anche con Mamo. Infatti qui Maurone, vedi, ad essere troppo greedy non lo sta premiando. Per ora. Scopriamo finalmente l'oggetto di Milotic. È o una baccona o una citrus. Una citrus. Andiamo, speriamo che non faccia one to wake up. Buono, quindi sta ancora sotto terremoto. E qui, per esempio, Ethan, se l'ha portato, non ce lo può piazzare. Giusto. Noi dietro abbiamo Mamo e Zorro. No, scusa Mamo, abbiamo Scizor e Gyarados. Scizor e Gyarados, Scizor e Gyarados, Scizor e Gyarados. Io voglio provare a piazzare Tailwind, ovviamente Rotom non posso addormentarlo, no? Proviamo questa play qui. Mamo, me lo voglio giocare lockandomi sull'Ice a questo punto. Qui è molto da scoprire la speed di questo Rotom, che infatti è più veloce del nostro Butterfree, che è Max Speed Timid, quindi è anche Life Orb. Lui si sveglia, ovviamente ripresa, è chiaro, è chiaro. Non ha preso il 1-2 wake up, ma non ha manco dormito tre turni, ecco. Ah. Ci vuole pazienza, ragazzi. Ci vuole pazienza. Qui cerchiamo di tirare fuori una gelo lancia che sia all'altezza, perché io non sono messo bene, che devo o tentare il flinching perché questo tanto ora mi rifà recover. Io poi entro con Gyarados. Oh, ragazzi, non ho molta scelta. Maurone finalmente, dopo un game e tre quarti di game, ci delizia con l'MT10, se non erro. Cioè, protezione. Era l'ora. Era l'ora. Quindi ce l'ha, le ha acquistate. La Sand c'è l'ultimo turno. Sì, questo dovrebbe essere il quarto. È una partita molto veloce. È una best of three molto veloce perché, insomma, sia io che lui abbiamo intrapreso la strada di Levy Offensiveness. Lui ha Cresselia, ma non lo sto usando. E qui bisogna dire che siamo stati fortunati a non prendere il burla, ragazzi. Allora, bimbi, abbiamo bisogno di 3 hit. Se prendiamo 2 hit, perdiamo la partita e vabbè, quindi bolliamo questa... Questa diavolo di squadra, come squadra sfigatissima, perché abbiamo bisogno di 3 hit. Considerate che Rotom è più veloce del... Rotom è più veloce di Gyarados, quindi posso neanche... È allucinante, ragazzi. È veramente allucinante. Lasciatemelo dire, è veramente allucinante.
È veramente allucinante. Per fortuna, crit su Gaius, che Marone fa un errore. Né va di sub, né mi dà il colpo di grazia. Io infatti non ho fatto cascata, perché qui dovevo fare questo setup. Meno male Maurone ha fatto questa sbavatura. Meno male. Qui noi siamo CP, anche se non molto efficace, viene giù. Quel Rotom Mob, come immaginavo, ci dà grane. Ci siamo giocati bene, Mamo, però se mi fai due hit si fa fatica, si fa fatica. Comunque, quantomeno si va game 3, si salva la faccia. Di chi è la colpa? Chi lo sa? Della sfiga? Del maremma merda, devo fare un salto a Međugorje? Andiamo avanti, game 3. Oh, signori, lasciate un mi piace, ma duro. E iscrivetevi al Rise of Sinnoh, www.risecircuit.it. Dai, divertiamoci insieme, forza. Lui ora secondo me non fa la stessa lead. Lui secondo me ora non fa la stessa lead. Secondo me ora non fa la stessa lead. O mi mette direttamente davanti Rotom Mob. Però se mi mette davanti Rotom Mob e io porto Mamo, ecco perché secondo me o mi fa tipo Rotom Mob Milotic o Rotom Mob Tyrant. Butterfree ha fatto il suo, non posso più portarlo probabilmente. Se no posso partire di Kangaraiku, se ho paura di... Però Kangaraiku devo lasciare a casa uno fra Gary, Shizuru e Mamo, per definizione. Non avevo più tempo. No, lui riparte uguale. Vabbè. Vabbè. E noi si fa fulmine fake out, raga. Cioè, oh, non è che... Noi si fa fulmine fake out. Secondo me lui è ripartito così per, in caso noi fossimo partiti con Mamo, switchare a questo giro Tyrant per Rotom Mob subito. Ufficiale, bolliamo come sfigatissimo questo team, ragazzi. Che io praticamente con questa cosa qua ho perso la partita. Che adesso lui mi setappa le Dragon Dance. È pazzesco. È veramente pazzesco. Io ho un Pokémon in meno e considerando che siamo in regime di best of 3 e siamo a game 3 e che siamo in heavy offensive tutti e due, non ho più margine per poter recuperare questa blind ipnosi da 60, per l'amor del cielo, ci sta. Lui ha rischiato veramente tutto. E gli è andata bene. Ora lui setta una danza. E io non ho portato Scizor.
Lui ora ridanza e io non... cazzo faccio. Kanga tira delle pigne, ragazzi, fuori di testa. 140 più Silk Scarf più 20%, 168, ragazzi. Della roba. Qui il problema è che lui diventa Diatran e piazza un sub golosissimo, ecco. Purtroppo per noi golosissimo. Allora, sono passati... 3 turni, io togliendo Kanga e non prendendo kill. È che se lui mi ridanza io ho perso. Il fatto è che ora lui mi mette anche sub, capito? Buono, questa l'abbiamo presa e quantomeno mi dovrebbe portare Titan in range di, con questo Last Resort, questa abbiamo predictata bene, no, Iatran Max Speed, non ci voglio credere, Iatran Max Speed. Iatran Max Speed. Lui ora è a più uno. Sono obbligato a entrare con Gelios perché se non lo metto adesso entro di Mamo e faccio terremoto. Shuka me la regge Iatran e m'ammazza. Titar è più veloce a Frana, rischiamo anche il flinching e a più uno mi fa male di Frana. Cioè, se avesse preso Tyranitar Last Resort adesso sarebbe in range di Terremoto, di Mamo, che abbiamo visto il danno nel Game 2. Io ero in un ottimo spot adesso. Ottimo. Non buono, ottimo. Oh raga, vediamo se mi sana Frana magari. Lui ridanza. Io questa gliel'ho ripresa. Cioè non sto giocando male. Vediamo se Raikou si sveglia, raga. Oh, c'è anche questa opzione qua, eh. E Raikou si sveglia. Che diavolo. Colpo di scena.
Qui lui ha esagerato. Qui doveva tirare Fran. Che cardiopalma sta best of three, ragazzi. Che Mauro si è giocato come un top player, perché ha fatto delle scelte greedy. Cioè, game 1 mi ha overpredictato con delle scelte pazze. Io non condivido, però il risultato è stato che ha avuto ragione. Onestamente, perdere game 3 per blind hypnosis mi sarebbe girato veramente il fondello, eh. Lui ha ridanzato pensando che io potessi proteggere con Gyarados, aspettare che il mio Raikou venisse giù e poi quindi di conseguenza sfruttarmi cascata terremoto. Fortunatamente sono andato di cascata secco, perché avevo paura che mi facesse un'altra danza, ed inoltre cascata lì mi faceva anche comodo per portarlo in range di un terremoto, appunto, di Mamoswine. Va bene. Signori, vi proporrò altre best of three in BDSP per farvi conoscere sempre più il meta, per diffondere il verbo, che sono aperte le iscrizioni al Rise of Sinnoh, un circuito competitivo, come detto a inizio video, che abbiamo presentato questo fine settimana con Sidonia e Chiara sul loro canale, no? Durante lo showdown, l'exhibition fra Team Aqua e Spoons. È un modo per allungare un po' il postgame, mettersi tutti insieme a giocare un competitivo che non è ufficiale, ma che sicuramente ci dà del gusto e ci dà degli elementi propedeutici per il competitivo ufficiale, quello su spade e scudo, quello con le Dynamax per adesso, ma che comunque presenta elementi come quelli del repositioning, del pensare due turni avanti, che in questo metagame non solo sono presenti, ma sono veramente esponenzialmente importanti. Lasciate, mi raccomando, un bel mi piace, e se mi volete dare una mano iscrivetevi anche a questo canale, nonché venite a trovarmi su Twitch, laddove potrete anche abbonarvi, Prime o non Prime, proprio per partecipare al Rise of Sinnoh, unica cosa che vi chiediamo, e poi, soprattutto, per diffondere il verbo del competitivo. Ciao a tutti, ragazzi.